La programmazione è come di consueto, in qualche maniera il Teatro delle Arti fa la apripista, perché il mese di giugno è il mese delle presentazioni delle programmazioni teatrali per il prossimo autunno-inverno, cioè per la stagione 2017-2018, tradizionalmente precede tutti gli altri teatri, e anche quest'anno ci offre una bella proposta con 10 spettacoli teatrali, 4 balletti e una serie di appuntamenti con il cabaret che completano l'offerta variegata di questo teatro, che si è connotato in questi anni appunto per la molteplicità degli interessi. Nonostante il pubblico, invece, è ipotizzabile avere un pubblico differente da Busteo, che fa insomma una stagione stabile teatrale, cinematografica. L'Augusteo deve essere anche un'altra. Questo credo che sia i piani dell'amministrazione, il sindaco Napoli, intanto come abitante del centro storico, del centro della città, avverte l'esigenza probabilmente più che torni ad essere uno spazio teatrale, una sala cinematografica adeguata, perché in città sicuramente c'è la mancanza di sale cinematografiche. Probabilmente o attraverso la nostra società o attraverso un bando questa mi sembra la strada maestra. Sì, insieme come sempre proponiamo di cose, e credo che sia una stagione all'insegna del divertimento, ma anche delle emozioni e della qualità, quindi sicuramente una serie di appuntamenti credo abbastanza significativi e anche molto interessanti, da Bucci Rossa a Biagio Izzo, ma passando per Amelia Monti, passando poi per altri nomi che compongono tutta la stagione che abbiamo presentato questa mattina. Devo dire che l'allargamento anche a fare un'unica stagione anche con la danza, con nomi come Paganini ed altri insomma che vengono, e anche con gli spettacoli di comicità, con Gigi Ross, con Federico Salvatore ed altri, insomma abbiamo fatto una serie di appuntamenti che possono far sì che il nostro utente, il nostro pubblico possa avere dei riferimenti particolari nei vari settori.